Buongiorno a tutti, si prepara il pranzo per la gita di oggi. Per dove? Madonna della Corona. A dopo. In provincia di Verona. Buongiorno a tutti, stiamo andando a Spiazzi, destinazione Madonna della Corona, mancano 2 km, ci vediamo su. Siamo a Spiazzi dove si può lasciare l'auto e poi prendere il sentiero a piedi in discesa che in 10 minuti ti porta al santuario della Madonna della Corona. Oppure si può prendere un pulmino facendo i biglietti in queste trattorie. L'altra opzione per andare al santuario sarebbe partire da Brentino Belluno, dove con un dislivello di 600 metri e solo 1500 gradini ti porta al santuario. Il biglietto della navetta è 3 ore e mezzo a testa. Scendiamo. Questo è l'inizio del sentiero. Asfaltato addirittura. C'è una bella vista. Lungo il percorso, per chi volesse, è possibile fare un tour con gli alpaca. Ci troviamo nella Val d'Adige, che è la valle dove scorre il fiume Adige, che separa il Monte Baldo dai Monti Lessini. Lungo questa valle ci sono un sacco di castelli che servivano a difendere. Sì? Di qua direi. Però dobbiamo ancora scendere anche noi. Stavo dicendo che servivano a difendersi dagli attacchi nemici. Lungo il sentiero si trovano le stazioni della Via Crucis. Proseguiamo. Là in fondo si vede il sentiero che arriva da Brentino Belluno, 700 metri di dislivello. Sentiero della speranza. Di faccia. Ah, ma c'è una stazione anche qua. Guardate che spettacolo! Appesa alla roccia. A 700 metri di altitudine. Che panorama! Arrivati al santuario della Madonna della Corona, cui dicono venga dato questo nome perché è circondato da una corona di montagne, come potete vedere. Che spettacolo!
Chi volesse può prendere un ascensore per evitare anche l'ultima scalinata che porta al santuario. Lì è dove apparve la Madonna, intorno al 1500. La leggenda narra che fu la Madonna di Rodi che scappò dall'invasione dell'isola dei musulmani e venne qua per essere protetta. In seguito costruirono il monastero abbarbicato su quella montagna a strapiombo. Che paesaggio. Arrivati qua, è d'obbligo accendere una candela chiedendo una grazia. È ora di tornare indietro. Ripartiamo da questo luogo sospeso tra terra e cielo. Ci aspetta la salita. Per concludere la giornata siamo venuti a Malcesine, proseguendo lungo il lago di Garda. Siamo in centro, questo è il porticciolo. Il giardino del palazzo dei Maniscalchi, Miniscalchi. Stiamo cercando di raggiungere il castello scalito. Siamo sotto le mura. Arrivati. Il castello Scaligero di Malcesine.
fine di questa bellissima gita, consigliatissima per tutti. Ciao.